Ciao, ti voglio mostrare come abbiamo preparato il nostro pandoro. Ti mostrerò come prepararlo a mano, con l'impastatrice, usando lo stampo tradizionale, oppure con un normalissimo stampo per torte. Ora iscriviti e partiamo subito con la ricetta. Partiamo con le prime tre fasi della preparazione, usando l'impastatrice planetaria. Versiamo in una ciotolina 50 ml di latte fresco intero, alla temperatura di 30 gradi centigradi. Aggiungiamo 15 g di zucchero semolato e sbricioliamo 15 g di lievito di birra fresco. Sciogliamo bene con la frusta a mano, eliminando la presenza di grumi, e aggiungiamo 50 g di farina Manitoba setacciata. E lasciamo lievitare alla temperatura ottimale di 25 gradi centigradi per un'ora, temperatura a cui faremo lievitare l'impasto in tutte le varie fasi. Quindi versiamo l'impasto lievitato nella ciotola dell'impastatrice. E aggiungiamo un tuorlo e un uovo. In una ciotolina a parte sciogliamo 5 g di lievito di birra fresco in 30 ml di latte fresco intero a 30 gradi centigradi. E versiamo il tutto nella ciotola dell'impastatrice. Quindi aggiungiamo 50 g di zucchero semolato, 200 g di farina Manitoba setacciata e mischiamo con la frusta a foglia a bassa velocità. Quando vediamo che l'impastatrice inizia a mescolare con fatica, sostituiamo la frusta a foglia con il gancio per impasti e proseguiamo ad impastare per circa 15 minuti. A questo punto aggiungiamo 30 g di burro fuso intiepidito e continuiamo ad impastare fino a quando il burro non viene completamente assorbito. Quindi creiamo una palla di impasto, spolveriamo con poca farina, rivestiamo la ciotola con pellicola trasparente e lasciamo lievitare sempre a 25 gradi centigradi per circa 60 minuti. Al termine dei 60 minuti prepariamo gli aromi del nostro pandoro. Potete grattugiare la scorza di un'arancia biologica o potete provare, come nel nostro caso, ad utilizzare l'arancia candita. Ne sminuzziamo finemente 70 g usando il mixer. Poi preleviamo da una bacca di vaniglia tutta la polpa e aggiungiamo vaniglia e arancia candita all'impasto lievitato. Proseguiamo aggiungendo 100 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, due uova e 250 g di farina Manitoba setacciata. Montiamo nuovamente il gancio e impastiamo per 12 minuti a bassa velocità.
al termine formiamo una palla di impasto. Spolveriamo con poca farina, copriamo il contenitore con pellicola trasparente e lasciamo lievitare come in precedenza per 3 ore. Ora vediamo le prime tre fasi con il metodo manuale. Gli ingredienti e relative quantità sono sempre gli stessi e li potete anche trovare elencati in descrizione, dove trovate anche l'elenco dei capitoli del video per passare facilmente da un capitolo all'altro. Se volete maggiori informazioni sull'uso dei capitoli, andate a leggere il commento in primo piano che ho inserito per voi. Tornando alla ricetta, abbiamo preparato il primo impasto. Lo lasciamo lievitare per un'ora. E quindi dopo un'ora prepariamo il piano di lavoro. Questa volta iniziamo dalla farina Manitoba e ne setacciamo 200 g sul piano. E ne mettiamo circa 50 g da parte per infarinare il piano durante la lavorazione dell'impasto. Versiamo sulla farina l'impasto lievitato, il tuorlo, lo zucchero e l'uovo. Sciogliamo sempre il lievito di birra con il latte a 30 gradi centigradi. E lo versiamo sulla farina, mescolando gli ingredienti prima con una spatola e successivamente a mano fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Quando l'impasto è diventato omogeneo, proseguiamo impastando per altri 15 minuti. Aggiungiamo il burro ammorbidito a temperatura ambiente. E continuiamo ad impastare a mano fino a quando il burro non verrà assorbito completamente. Quindi spolveriamo con poca farina, copriamo la ciotola con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per 60 minuti. Nella terza fase aggiungiamo la polpa di vaniglia. L'arancia candita sminuzzata, lo zucchero semolato, il sale, le uova e la farina Manitoba setacciata. Continuiamo ad impastare a mano per 12 minuti. Quindi spolveriamo con poca farina e lasciamo lievitare per 3 ore sempre a 25 gradi centigradi. Ora, sia che abbiamo usato il metodo con l'impastatrice che quello manuale, siamo arrivati all'ultima fase. Tagliamo a fettine sottili 120 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente.
stendiamo brevemente l'impasto su un piano leggermente infarinato e disponiamo le fettine di burro rivestendo completamente la superficie dell'impasto. Ripieghiamo all'interno i quattro angoli formando un quadrato. Spianiamo con il mattarello per formare un rettangolo. E ripieghiamo i due lati corti del rettangolo. Stendiamo l'impasto per riportarlo allo spessore iniziale ed ottenere un altro rettangolo. Quindi ripieghiamo una seconda volta i lati corti e sovrapponendoli formiamo un quadrato. A questo punto imburriamo bene lo stampo per pandoro in ogni lato. Formiamo una palla di impasto e la disponiamo in fondo allo stampo, lasciando la parte più brutta visibile. Copriamo lo stampo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare fino a quando l'impasto non raggiunge la parte alta dello stampo. Quindi inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi. Abbassiamo subito la temperatura a 170 gradi centigradi e procediamo alla cottura per 10 minuti. Dopo 10 minuti copriamo con un foglio di alluminio con il lato lucido verso l'alto. Abbassiamo ancora la temperatura a 160 gradi centigradi e procediamo alla cottura per 40 minuti. Al termine della cottura lasciamo raffreddare il pandoro nello stampo e subito spolveriamo con zucchero a velo vanigliato. E lo riponiamo in un sacchetto di plastica ben chiuso e al riparo dall'umidità, lasciandolo riposare per almeno 24 ore. Prima di servire spolveriamo nuovamente con zucchero a velo vanigliato in quantità a piacere. Se non abbiamo lo stampo per pandoro, possiamo prepararlo usando uno stampo per torte da 25 cm di diametro. Imburriamo bene tutti i lati dello stampo e riponiamo il panetto al centro. Copriamo lo stampo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare fino a quando l'impasto arriva ai bordi dello stampo. Prima di infornare spennelliamo con una soluzione composta da un tuorlo e due cucchiai di latte e poi cospargiamo con abbondante granella di zucchero. Quindi procediamo alla cottura con le stesse modalità del pandoro cotto nello stampo tradizionale. Al termine lasciamo raffreddare nello stampo e subito dopo lo riponiamo in una busta di plastica ben chiusa per mantenere inalterata la freschezza e la morbidezza. Abbiamo preparato per voi in alto a destra una fantastica playlist con le nostre migliori ricette di Natale. Proseguite nella visione dei nostri video, condivideteli con gli amici e se avete domande o volete lasciare un saluto scrivete un commento. Ci vediamo al prossimo video.